Ciao, figliolo. Ho visto la luce accesa. Posso entrare? Sì, certo. Ehi, niente male qui. Ah, sì, complimenti. Ero venuto a dirti che quello che ti è capitato è una bella fortuna. Sì, lo so, una fortuna. Ma certo, vero. Guarda gli altri, tutti i ragazzi a posto, tutta gente in gamba, con le carte in regola. Si fanno spaccare la faccia per una miseria. E invece tu vai a combattere per il titolo. Le cose della vita sono strane. A chi lo dici, mi posso sedere? Sì, certo. Che roba è? Sono tartarughe domestiche. Quella che sta sopra è tarta, quell'altra è ruga, il resto sono pezzi di roccia. Ah sì? Ci viene buono il brodo. Comunque, senti, io ti volevo avvertire che devi stare molto attento a come ti giochi questo incontro per il titolo. Perché, vedi, come dice la Bibbia, non esiste seconda occasione. Sì, lo so. Allora, hai capito? Quello che ti serve è un manager. Un manager da retta a me. Io lo so perché sto nell'ambiente da 50 anni. 50 anni? Sì, signore, 50 anni. E ti dico che le ho viste tutte, tutte le ho viste. Sai cosa ho fatto? No. Tutto, ho fatto di tutto. Dovevi vedermi quando ho fatto volare Ginny Russell fuori del ring. Gli ho fatto fare un volo, è stato il 14 settembre del 23. E fu la stessa sera in cui Firpo buttò Dempsey fuori del ring. La stessa, e chi è diventato famoso indovina? Dempsey. Esatto, ma perché? Perché era un campione. No! Perché lui aveva un manager. E io non avevo nessuno. Aspetta, ti faccio vedere una cosa. Voglio che mi guardi la faccia per un momento. Guarda, guarda qui. Ho 21 punti sul sopracciglio sinistro. Ho 34 punti su quest'altro. E lo sai quante volte mi hanno rotto il naso? 17 volte. L'ultima volta è stato nell'incontro con Sailor Mike. L'hanno scritto anche sui giornali. È stato un incontro che ha fatto epoca. Non vuoi leggere? Guarda. Non vuoi, eh? Non importa. Comunque a spappolarmi questo orecchio è stato lui. Ah, Rocky Marciano. Lo sai, tu mi ricordi un po' Rocky, lo sai? Davvero? Ma certo, ti muovi come lui, hai il cuore che aveva lui. Io c'ho il cuore, però non ho più l'armadietto, come mai? Comunque... Sai, quando io cominciai a fare il pugile, figliolo... Oh, senti, se ti posso dare un consiglio, non bere quella schifezza prima di un incontro. Mai, non ti fa bene. Non ti offendi se te lo dico, no? Comunque, sai, quando cominciai questo mestiere, a noi ci trattavano come cani. Per $10 dovevamo fare a pezzi l'avversario. Ma io non ci ho avuto mai un manager. Lo sai... E una volta ci fu un figlio di puttana con cui ho combattuto che mi succhiò... Nel pollice? Ecco, qui. Nel pollice, sì, del guantone. E mi fece tanti di quei buchi in faccia che cominciò a sprezzarmi la saliva dalle guance. Te le immagini? Comunque tu non puoi sapere com'ero quando ero all'apice, diciamo. Voglio che guardi una cosa. Ecco, guarda, guarda qui. Ecco com'ero una volta. Prima che mi massacrassero. Sei carino. Sì. La potevi tenere meglio quella fotografia. Non ho mai avuto... Non ho voluto mai un manager, questo è stato lo sbaglio. Adesso c'ho un sacco d'esperienza, la lezione l'ho imparata e la voglio regalare a te. Ti voglio dare tutta questa esperienza per essere sicuro che quello che hanno fatto a me non capiti anche a te. Voglio starti vicino, figliolo. È fissato l'incontro. Stammi a sentire, voglio essere il tuo manager. Non lo capisci questo? L'incontro è fissato, non mi serve un manager. Ma come non ti serve? Tu non lo puoi mica comprare quello che posso darti io. Io ho penato, ho fatto esperienza. E ho penato e ho fatto esperienza anch'io. Senti, figliolo, vuoi starmi a sentire? Senti tu, lo sai quando io avevo bisogno di te, lo sai? 10 anni fa. Giusto. E tu non mi hai aiutato, non ti interessavo. Beh, ma se volevi aiuto... No, dico, se volevi aiuto, perché non me l'hai chiesto? Perché non me l'hai chiesto, figliolo? Io te l'ho chiesto, ma tu hai detto che sono una scamorza. Beh... Io, lo sai che io ho 76 anni.
Solo adesso si fa vivo, eh? 10 anni per venire a casa mia. Come mai? Adesso viene, come mai? E puzzava? Casa mia puzzava? Io non ti ho mai chiesto un favore! Non ha mai voluto niente da te! Dice quando ero all'apice. Io non ce l'ho avuto l'apice, mai! Tu almeno ce l'hai avuto! L'apice, lui ha avuto l'apice, io niente! Lui mandava avanti tutti quanti mandava avanti, a me niente. E adesso mi vuole venire a fare il manager, ma io me ne sbatto, io faccio il grande incontro, sì, faccio il grande incontro. Non ho bisogno di nessuno io, ho bisogno solo di questo. Solo di questo! Comprati un biglietto per venirmi a vedere, ok? Hai detto che vuoi aiutarmi, no? Compra il biglietto, così mi aiuti. Non mi hai mai aiutato, non mi funziona più niente, sono tutto arrugginito e devo combattere per il titolo. E io combatto. Mi faccio schiodare. Mi vuoi aiutare? Vuoi venire a stare con me? Accomodati, accomodati, vieni in questo cesso! È tutto tuo, vieni avanti, muoviti! È fatente! C'è una puzza che fa schifo!